Grazie al cielo, tirami giù. Thank you.
Cazzo, Kingsley! Ti abbiamo preso per un crucco! Stavamo per riempirti di piombo! Bentrovati, signori. La situazione? Il capitano non c'è più. Siamo da soli ora. Trinceriamoci, in attesa che la sesta si riorganizzi. Per Henry l'artiglieria va distrutta entro l'alba. Oppure l'invasione fallirà. Così ora ti credi il capitano? Il sole sorge tra un'ora. Non perdiamo tempo. Sì, ma non arriverà un cazzo di nessuno a salvare la baracca. Qui non ci resta che crepare o salvarci la pelle. Ehi, litigare su chi ce l'ha più lungo non risolverà il problema. Le casematte tedesche non sono distanti. Potremmo fare in tempo. Quindi dico di provarci. I nostri sono sparsi ovunque, sarebbe un suicidio. Sai bene cosa c'è in ballo. Come tu. È una follia. Ehi, siamo oltre la follia. Sto con Arthur. Finiamo la missione. Ok, Kingsley. Sei al comando ora. Le casematte e il Valhalla sono di là. Dobbiamo muoverci. Qual è il piano, Kingsley? Apriamoci un varco. Sentite il sergente? Facciamoci largo. Come faremo senza il capitano? Ero rimasto impigliato. Per fortuna è arrivato il capitano. Non incolpate. L'intera operazione è andata storta fin dall'inizio. Ehi, il sergente è arrivato al momento giusto. Ci ha salvato il culo. È mancato poco. Siamo stati infortunati. Quelle luci lassù in cima è la batteria di difesa costiera. Il ponte è presidiato e il terrapiano troppo ripido. Prenderemo il ponte. Non c'è altra scelta. Sei tu il capo. Giù! Arriva un camion! Abbiamo un'opportunità! Tutti zitti e avviciniamoci! Bersagli multipli! Che si fa, sergente? Fuoco sul camion! Al camion, fuoco! Camion sicuro! Granata! Stanno arretrando! Avanziamo! Arma sul semicingolato! Dividiamoci! Dobbiamo aggirarlo! Fermate il semicingolato! Sulle scale! Sulle scale, sì! Provano col fumo! Coraggio! Sfondare la porta! Vado alla porta!
carro! Ripariamoci dietro al carro! Insieme! Avanti! Una granata contro la mitragliatrice! 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 Contro la mitragliatrice! Sergente! Un bel casino coi fiocchi.
sergente ci è riuscito. Siamo ancora interi, no? Così pare. 8 uomini contro un fortino nazista. Secondo Richard ero diventato matto. Ma a volte serve un pizzico di follia. Credo che nel profondo se ne rendesse conto. Eravamo fatti della stessa pasta. L'assalto! Webb è andato avanti! Aspettano te, sergente! Guarda quelle difese. Porca puttana. Ci aspettano al tavolo quassù. Com'è la situazione? Guarda da te. Vediamo che ci aspetta. I bersagli sono i cannoni in quelle casematte. E per arrivarci dobbiamo superare orde di tedeschi armati fino ai denti. Tu puoi occuparti di quello in basso? Consideralo fatto. Entreremo da quel bunker, ma è ben difeso. Non sarà facile. La prima cosa è superare il campo minato. Quel fosso anticarro può tornare utile. Ho un'idea. Ti ascolto. Apriamo un varco tra le mine con quei blitzer. E dal bunker ci faranno secchi appena sentiranno il rumore dei motori. Andiamo avanti in silenzio, senza motori. Saltiamo giù all'ultimo e lasciamo fare all'inerzia. Così almeno arriveremo al fosso. Beh? Mi piace. E tu andrai per primo. Bene, appena arrivati al fosso, prepara i tuoi. Tommy, vieni con me. Ma certo, guidare nel campo minato, prendere il bunker, attaccare della termite a delle armi esplosive. Un gioco da ragazzi. E tu farai brillare un secondo sole nel cielo. Se le nostre navi non vedranno il Bengala, non sapranno che abbiamo vinto e ci spazzeranno via insieme ai cannoni. Non so se vale anche per te, ma sapere che il colpo che mi ha ucciso è stato sparato dai nostri non sarà di consolazione. Sta tranquillo. Mirerò sempre in alto. Buona fortuna, Kingway. Dobbiamo andare! Evans e Webb sono in posizione, sergente! In attesa di ordini! Sì, signore! Grazie! Subito! Aspettiamo ordini, Kingsley! Al mio segnale! Attacchiamo! Carica! Via, via, via! Avanti! Giù la testa! Avanti! Fai che fanno hack!
Tucker! Laggiù! Sì, sergente! Avanti! Bunker ripulito! Muoviamoci in fila! Pronti alla porta, aspettiamo te, capo! La casamatta è in basso, io vado in alto. Ricorda il bengala. Andiamo! Sì, sergente. Ci siamo, ragazzi! Con me! Con me! Presto, liberiamo la porta! Soldati, metà di voi, con me! Il semicingolato ci distrugge! Fuoco di soppressione! Sul semicingolato, ora! Attacco la mitragliatrice! Ricarico! Andiamo! Sì, ho visto! Batteria nemica! Fuoco sul semicingolato, ora! Attacco la mitragliatrice! Ripiegano! Diamogli addosso! Sinistra! Semicingolato! Occhio a quel semicingolato! Muoversi! Bloccate quello a sinistra! A sinistra, ricevuto! Dietro i semicingolati! Avanti! Sergente, ci stai bloccando! Riparatevi dietro il semicingolato! Non restate allo scoperto! Avanziamo! Ora! Non allontanatevi! State al riparo! Anche a bordo!
Zarina 77! Lancio bomba a fianco! Tutti bruciati, sergente! Attenti alla porta! La porta! Gruppi in arrivo! Evans, va avanti! È buio! Vado avanti mentre tu cerchi una torcia! Merda, che puzza! Sergente, qui c'è una torcia! Oh, cazzo! Andiamo avanti! Cazzo, guarda quel mostro! Prima volta che vedo un 125 da vicino. Facciamolo saltare. Uno è andato. Il prossimo. Abbiamo finito le termiti. Sergente, dammi una mano, forza! Sbucare nell'altra casa matta. Cos'era? Occhi aperti. Cazzo, per un soffio. Webb ha fatto la sua parte. Adesso tocca a noi. Cazzo! Al riparo! Fumogeno, facciamoli fuori! Fumogeno, via! Infinizio! Casa matta sicura! Come lo distruggiamo? Siamo senza termite! Userò un bungalow! Saliamo su prima che esploda tutto! Hai il bengala! Manca poco all'attacco! Via! Esci e lancia il bengala! Sergente, il bengala! Stanno per attaccare! Merda! Il bengala è andato! Ma porca puttana! Dov'è Webb? Casamatta in basso! Attaccano! Giù! Prendo il bengala di Webb! Ti affido gli altri! Dobbiamo muoverci! Thank you.
Adesso è rifinito. La sei presa comoda. Aspettavo un pazzo bastardo che ci salvasse il culo. Allora, diamo il segnale ai nostri oppure no? Avremmo perso il capitano, ma vinto la battaglia e onorato il ricordo di chi non c'era più. Nell'unico modo possibile, completando la missione. Quando guardi i soldati al tuo comando, speri che riescano a compiere un'impresa impossibile. Quel Bengala mi ha confermato che avevo ragione. È questo che vuol dire essere un leader. Con le bandiere che sventolavano per le strade, non sembrava che i nazisti stessero perdendo. Ma i bulli fanno più rumore se impauriti. E la disperazione li rende stupidi. Il comandante Friesinger aveva ucciso Novak. Poi ci aveva dato un passaggio, dritti nella fossa dei leoni. La prima resa formale da parte dell'esercito tedesco dallo sbarco delle truppe alleate in Europa. Il Führer chiede al popolo tedesco... Ho letto il rapporto. Due volte. Questa squadra è affascinante. Li abbiamo presi. Ma abbiamo rischiato. Voglio che scopri tutto il possibile su questa unità. Con piacere, signore. Non ne parlerai con altri. Riferirai solamente a me. Heil Hitler. Occhi aperti. Questa prigione è un campo di battaglia. Cazzo, cos'è questa puzza? Diossido di cloro. Pensano che nasconda l'odore di morte. È il più bel posto di merda in cui sia mai stato. Qualcun altro ha fame? Palina, silenzi, Soclane. Da, scusa, becca, io vejo. Bene, sono l'Hauptsturmführer Richter e... Fanculo, Krucco. C'è il servizio in camera per caso? E ho delle domande per voi. Ci sfamiamo con le tue domande. Sono l'ufficiale comandante. Parlerai con me. Richter era un libro aperto. Alto ufficiale. Nessuna medaglia. Un burocrate. Il bersaglio ideale. Circondato da tre guardie, tutte armate. E tutte incapaci. Da anni studio voi alleati, ma non mi ero mai imbattuto in un'unità così insolita. Kingsley, Arthur, tenente. Matricola numero 25232642. Vi racconto una cosa. Sono riuscito a parlare con il Führer soltanto in un'occasione. Mi ha consigliato un libro. Il tramonto della grande razza. Di un americano, un certo Madison Grant. Il Führer ne era un grande estimatore. Fanculo Madison Grant e tutti quelli come lui. Il libro spiega che, sotto forte costrizione o in condizioni particolarmente sfavorevoli, la vostra razza resiste più di altre. A quel punto, capii cosa fare. A destra della giugulare, sotto la clavicola. Appena ottenuto ciò che volevamo da quel razzista, è lì che avrei colpito. Il mio piano si delineava. Ci tenevano nei sotterranei della sede della Gestapo. Intorno a noi, preziosi documenti, materiale classificato nazista.
Il progetto Phoenix era da qualche parte. E Richter era la chiave. Era convinto di averci in pugno. Se volevamo servirci di lui, doveva continuare a farlo. Quel nazista arrogante con l'uniforme immacolata amava il suono della propria voce. Sarebbe stato facile indurre Richter a parlarci del progetto Phoenix. Il problema era convincere gli altri a non ucciderlo prima. Gli alleati sapevano del progetto Phoenix. C'è un traditore tra i nostri ufficiali. No. Ho i loro fascicoli. Bada a loro e agli altri non essenziali. Il tenente Kingsley ha menzionato un progetto Phoenix. Suppongo propaganda nemica. Il nero pensava di proteggere la sua squadra, senza dubbio per cimentarsi. Per metterlo al comando, gli alleati devono essere disperati. Ha detto che era la prima missione e anche che il sesto uomo è morto. Ma probabilmente. Natürlich. Ma scoprirà la verità. Ci sono altre squadre simili. Come hanno saputo di Amburgo? Se Tempelhof rischia di essere compromesso, queste sono le cose che voglio sapere. C'è in gioco più di quanto non sia autorizzato a discutere. Ma sappi che conto su di te, Herr Richter. Lo capisco. Grazie. Bene. Beh, vedo 10 dita. Questa è già qualcosa. Falla finita. Sto bene. Sentite. Sanno di Wade. Ma non l'hanno preso. Hai raccontato che è stato ucciso? Sul treno per Amburgo. Dubito che l'avverranno, ma spero che gli dia un po' di tempo per farci uscire. Di certo non tornerà per noi. Ha ragione Kingsley, non possiamo contare su quel bastardo. Portatela fuori. Lei non si muove da qui. Vedi di levarti di torno. Boss! Alina, ich weiß nicht. Was neid ist, Josh, du musst es.